Salve ragazzuoli, io sono Escobar, questo è il mio canale, benvenuti a tutti. Per coloro ancora si fossero iscritti si iscrivono, coloro che sono iscritti rimangono con me, quelli che scendono sempre e comunque nei video. Allora, sono tornato dopo 4 giorni a casa. Lo scenario che ho trovato dinanzi a me era un'evaporazione parziale in ogni vasca, in ogni singola vasca vi era praticamente un po' di acqua che mancava. Il problema è rabocco con osmosi o faccio il cambio? Io preferisco sempre fare il cambio d'acqua, quindi mettiti a fare il cambio d'acqua a tutte le vasche, ok? Allora, annotazioni in questi 4 giorni, cosa è accaduto qui? Allora, la fogliolina qui, questa patata qui, ha aperto del tutto la fogliolina. Qua se ne sta uscendo un'altra, è bellina questa bella Pothos di papà. Poi da lì ci spostiamo, qui un'altra Pothos, apertura di una nuova foglia, ciao patata, un'altra Pothos, apertura di due nuove foglie che sono uscite mentre ero fuori in 4 giorni. Inconcepibile come cosa, ragazzuoli, inconcepibile. Queste due foglie che sto cercando di recuperare tramite un metodo che mi ha spiegato un mio iscritto, che ringrazio. Infatti sto tenendo comunque sempre il fondo iperbagnato, lì è bucato, c'è un sottovasetto, se vedete. Così appena spuntano le radici di terra, pam, metto in acqua, spuntano le radici comunque tramite acquaponica nell'acqua e sto a posto. Poi l'adatto e la uso per un'altra vasca. Qui ci sono in preparazione con biocondizionatore e con foglie di catappa l'acqua che andrà a Ibetta e a Thunder, che sta benissimo. 4 giorni è rimasto senza mangiare, però avevo inserito delle artemie saline, diciamo in quantità maggiore rispetto al solito, quindi ha mangiato come un porcelluzzo, quindi sta benissimo. Non ho avuto problemi, anzi, appena l'ho visto pensavo che non ci fosse più, infatti mi sono spaventato, però poi è uscito di botto e mi ha salutato pure lui. Di là, Pothos, nuova foglia che sta uscendo lì. Ho cambiato un po' di acqua. Questi sono due ordini che mi sono arrivati per le caridine Bloody Mary, che sto vendendo 5 euro ad esemplare, però soltanto a coloro che già conosco e che sanno dove contattarmi. Non ho ancora aperto la stagione per la vendita, però si fa, per gli amici si fa. Lì c'è muschio, Bloody Mary, non so se la riuscite, eccola lì. Non rende il colore la telecamera. Comunque è rossissima, è una figata, anche spostata è rossissima. Io faccio sempre un adattamento pre-spedizione, pre-cambio, perché così comunque quando do l'esemplare già ambientato alla busta e non subisce quello che è comunque lo spostamento repentino. Cioè se tipo io prendo la vasca, la butto direttamente là dentro, anche se l'acqua della vasca, ne risente leggermente, ma ne risente. Se invece lo lascio adattare per qualche giorno dentro la bustina per fatti suoi, si crea comunque i fatti suoi là dentro, tranquillamente se ne va avanti, senza problemi. Quindi pre-adattamento nelle buste, adatte comunque ai pesci, senza che vi siano quei cosi sotto che potrebbero farle intrappolare. C'è un altro video dove lo spiego, magari poi ve lo spiego un'altra volta pure più avanti. E che altro, ragazzuoli? Le piante stanno benissimo, lo potete osservare. Questa foglia però è della vecchia pianta pre-adattamento, quindi dovrei toglierla, non lo so, ditemi voi. Qui le bettine penso che le toglierò e le venderò e le darò comunque a un mio amico che le userà per la riproduzione. E qui ci inserirò qualche tipo di caridina particolare, visto che comunque è sempre un 30 litri e un 30 litri è piccolino per qualsiasi cosa. L'ho dovuta per forza appoggiare lì, non ci posso fare nulla. Lì invece, come sapete, lo so, è un pugno in un occhio sto coso. Però, allora, il filtro l'ho spento per girare il video, perché altrimenti fa un casino che neanche il miglior microfono potrebbe isolare. Qui c'ho le Bloody Mary, che ho in riproduzione. Ne ho trovata, purtroppo, una morta per vecchiaia. Perché io me ne accorgo quando muoiono per vecchiaia. La colorazione, la grandezza, la posizione in cui muoiono, me ne accorgo ormai dopo anni. Il filtro d'aria è quello lì. La leggera densa sta crescendo come se non ci fosse un domani, quindi piantuma bestia.
come qualcuno mi ha ricordato sopra il mio gruppo Facebook, il motto del canale, piantumare a bestia. Lì c'ho della lenticchia d'acqua, se notate, l'ho presa in un vivaio, ce l'avevano che galleggiavano vicino alle ninfee, ho detto posso prenderla? Ok, prendila, compresa, bellina. E nient'altro ragazzoli, qua c'ho il biocondizionatore, però dovrei... l'ho preso per farvelo vedere, ma lo dovrò rimettere al buio, perché questo qui a lungo andare, se sta sotto luce, c'è scritto anche vicino alla confezione, potrebbe perdere i suoi effetti. Allora ragazzoli, questi sono comunque un po' gli aggiornamenti sommari della situation. Io vi dico di rimanere iscritti, chi non lo fosse si iscriva, mi raccomando di rimanere sempre qui con me, perché comunque ci sono aggiornamenti ogni tanto. Se avete sentito un rutto, era il mio cane. Sì, il mio cane sa ruttare. Vieni, dove va? Vieni qua. Zozzo, vieni qua. Vedete? Il ruttatore professionista. Ciao, zozzolo. Sono zozzo. Non salire là sopra. Sei troppo pesante e ciccioso. Ok. In questa coccolosità vi dico di... iscrivervi anche al gruppo Facebook, perché ne siamo circa 1130. Ci vediamo alla prossima. Ciao, belli. Dillo anche tu, belli.